Benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui per provare dei nuovi spaghetti fit, che praticamente si chiamano spaghettelle fit di Rima Benessere. Queste qui sono ricche di proteine e fibre, solo il 16% di carboidrati senza zuccheri aggiunti, adatto ai vegani e per 100 grammi all'incirca, raga, ci sono, qua vi dice per 4 porzioni, perché lui intende una porzione da 50 grammi, ho fatto 100 grammi con il ragù, però io vi dico solo i valori della pasta ovviamente. Per 100 grammi 312 calorie, 2,4 grammi di grassi, 16 grammi di carboidrati, di cui zuccheri 1,5, fibre 29, proteine 42, quindi raga, fantastico. Ok, ovviamente risponderò anche alle vostre domande. Se abituate risponderemo, perché l'ultimo mukbang è stato con mia sorella. E quindi assaggiamo. Raga, ha lo stesso sapore comunque di una pasta low carb, però devo dire la verità, molto buono. Almeno non sa di cartone, ecco, questa è la cosa principale che mi interessa. Ovviamente ha un retrogusto, non di pasta, però perché io è insolito consumare comunque questi prodotti qua, già lo so. Però è buona, dai. Molto morbida. Poi raga, con il ragù di mamma fatto ieri, cioè, che ve lo dico a fa. Però è buono, si arrotola bene. Mi sono un po' calda. Ma raga, molto buoni. Ci sta. Di sicuro l'aria acquisterà. Poi raga, comunque considerando 42 grammi di proteine, è buono. Ok. Buona raga, la trovate su AS Food. Di sicuro la riacquisterò. Buona. Piacevole, maduro. Ok, ho fatto un po' di screen alle vostre domande. Prima di tutto vi saluto a tutti, un bacione. La parte preferita della giornata. Allora raga, non ho una parte preferita della giornata, anche perché spesso le mie mattinate sono tutte uguali. Forse la sera, quando mi dedico con mia sorella a vedere le serie TV, se fai così, non l'ho detto perché ci sei tu. Comunque, forse nel momento in cui delle serie TV, però alla fine io adoro le giornate piene. Tipo, vi faccio un esempio: la domenica, quando comunque okay, me la prendo più di relax, perché la domenica è fatta di relax. Oddio, mi sporco sempre io. Cioè, sto facendo un guaio qua. Comunque, che non ho molte cose da fare, alla fine mi scoccio un po', però alla fine passa anche la domenica. E comunque no raga, non è una giornata preferita, cioè no, un momento della giornata preferito no. Sì, la sera, però alla fine quanto sei uscita a scuola? Mi saluti, sei bellissima, ti saluto. Dopo questa cosa che dirò tutti i perché ve lo dico già in primis e poi voglio rispondere anche a questa gente, stavo dicendo altro, poi capirete cosa sto per dire. Questa domanda mi è stata fatta vari mukbang fa, adesso non ricordo principalmente, e sono stata abbastanza attaccata, cioè sono stata abbastanza criticata, ecco, su questa cosa, perché molte persone dicono: una persona ignorante come te, una capra, non può uscire da scuola con un 100. Allora, quindi sì, sono uscita con un 100. Vi dico già che ognuno deve fare il proprio ruolo, ecco. Se io sono stata valutata con 100, e non solo per il rendimento scolastico, ma per tutto l'anno scolastico e vari anni scolastici, ovviamente. Tutto dipende da scuola a scuola, ovviamente. Io ho fatto una scuola, non sto screditando la mia scuola, anzi, una scuola comunque, un professionale, che sicuramente un professionale sarà diverso da un liceo, che sia linguistico, classico, eccetera, perché parliamo comunque di due cose diverse.
In un professionale ti formano più sulla pratica che sulla teoria, anche se la teoria è importante. Quindi parliamo comunque di due istituti completamente diversi, ma ogni istituto è diverso da un altro. Quindi il rendimento scolastico non viene giudicato solo in base alla paginetta che ti sei imparata e che sei andata a dirla, perché una paginetta te la puoi imparare pure a memoria, ma di tutto. Io a scuola ho sempre partecipato anche ai PON, che comunque sapete che chi comunque c'è a scuola, eccetera, i PON non sono obbligatori, sono facoltativi. Io mi sono sempre fatto tutti i PON, anche in estate a luglio, quindi io ovviamente con la mia classe, quindi è fatto su tutto, sono sempre stata disponibile in tutto, con i ragazzi della classe, con i professori, quindi ragazzi, giudica tutto, l'educazione e tutto, quindi che mi venite a fare i professori, non sei una ragazza che merita il 100, a me me ne fotto proprio. Perché so io, i miei e i professori che mi hanno comunque dato questo voto, quindi... Sono la prima a dire che non azzecco un congiuntivo, un verbo, anche se ultimamente sto migliorando. E c'è mia sorella qui settimane che può confermare. Ecco, poi ovviamente sono sempre i professori che gli rode il culo e quindi, capi? Quindi un'altra cosa, è vero, spesso ho sbagliato congiuntivi, verbi e me ne rendo conto, spesso... sì. Ma so anche riconoscere perché ho avuto un insegnamento di cacca completamente alle basi elementari, quindi ho vissuto vari episodi in classe che veramente erano beautiful e non a scuola elementare. A seguire così nessuno mi ha mai corretto, a partire proprio dai professori, quindi per questo motivo prima di giudicare una persona dobbiamo comunque prima conoscerla e capire tutto. E ovviamente una volta che ha imparato un determinato linguaggio, anche sbagliato, è difficile comunque correggerlo, però col tempo uno deve andare sempre a migliorare. L'importante è ammetterlo, poi alla fine. E migliorare. Ti giudicheranno sempre, quindi anche su una cadenza che non sono errori grammaticali, ma proprio il modo di parlare. Ci fu proprio un ragazzo che non ricordo, mi sbaglio, lo screen ce l'ho ancora, che mi spiegò, mi fece un papillo, come si suol dire, mi spiegò proprio il significato di questa mia cadenza, diciamo, che poi alla fine, parlando con una persona così, non... un'altra persona non se ne rende conto, anche perché qui parliamo quasi tutti così, quindi alla fine c'è una cosa normale, fa parte del nostro dialetto. La Coca-Cola zero, ancora non l'avevo aperta. Quindi ci tenevo a fare anche questa parentesi. E a chiarire questa cosa. Spesso me ne rendo conto anche io nell'editing che io voglio dire una cosa, poi ne dico un'altra e quindi sbaglio perché io sto pensando ad un'altra cosa, quindi c'è, ragazzi, sono errori che capitano, cioè a tutti capitano, solo che io sto davanti a una videocamera e quindi si nota ancora di più. Comunque raga, questa pasta va mangiata calda perché altrimenti si attacca tutto proprio. Andiamo avanti. Che programmi hai con la registrazione video 2000? Ah, ok, avevo capito tipo il programma di editing, invece no. Che programma hai con la registrazione video 2021? Allora, raga, la registrazione video 2021 di comunque portare avanti i video che ho sempre portato nel canale, quindi da vlog, What It's in a Day, che non li sto facendo più. Non li sto facendo più proprio perché, raga, sto mangiando proprio sballato, cioè a volte mi capita una giornata di fare tanti video assaggi e quindi la sera di mangiarmi giusto un po' di albume così, giornata in cui non mi va di cucinare proprio per mancanza di tempo e mancanza di voglia, quindi è un po' così. Quindi per me
è difficile dire ok, domani registro molti tene day, perché poi dopo mi capita di non riuscire a registrare, oppure mi capita che inizio colazione bene, pranzo bene e mi perdo via, perché subentrano altre cose e mi sconvolgono i programmi, quindi è un po' così, però sto cercando sempre di portarvi quei 4-5 video a settimana. Però raga, alla fine sì, voglio portare sul canale un nuovo format, spero di riuscirlo a portare per fine settimana. Penso di sì, però. Devo sempre organizzarmi ovviamente con mamma e tutto, perché ovviamente raga non è che la casa è mia e quindi posso fare quello che voglio, no? Mi devo comunque organizzare anche con lei. Però di portare avanti la, diciamo, la solita routine, ma con qualcosa di nuovo. Come procede il sito di gioielli? Ti sta dando soddisfazione a livello di ordini? Sì, raga, il sito di gioielli che lo trovate su Instagram, Magical Jewels Collection, mi sta dando soddisfazioni, sì. Comunque, raga, alla fine all'inizio sono neanche 2 mesi, non 22 febbraio, sono 2 mesi che abbiamo aperto questa pagina Instagram con lo shop. Però devo dire la verità che sì, mi sta dando tante soddisfazioni. Come capire di essere in un peso in stallo e cosa fare se lo si è? Ti seguo sempre, grazie. Allora raga, un peso stallo ve ne accorgete subito praticamente quando voi state facendo una dieta oppure non state facendo una dieta. No, di solito no, più quando state facendo una dieta, cioè non ve ne rendete conto. Praticamente state facendo una dieta per prendere peso e vedete che il vostro peso è stallo, cioè che vi pesate una mattina, siete 50 kg, vi faccio un esempio, il mese dopo state ancora a 50 kg, il mese dopo ancora a 50 kg, vuol dire che lì c'è proprio uno stallo, significa che voi non state facendo comunque una giusta alimentazione, oppure state mangiando di meno rispetto al vostro fabbisogno giornaliero, oppure state bruciando di più. Quindi ragazzi, ci sono tantissimi fattori da mettere comunque in conto, ma io vi dico sempre, quando vi approcciate a questi percorsi vi dovete far seguire, specialmente se non avete una base, specialmente perché spesso io mi confronto con persone che veramente non sanno neanche quello che stanno facendo. Quindi raga, veramente fatevi aiutare da una persona competente, pagate, però almeno raga non ce lo mettete di salute. Anche se, apro una parentesi, spesso può anche capitare, io mi rivolgo a un nutrizionista, a un coaching online, eccetera. A me è successo, a me specialmente, di persone che da nutrizionista, perché all'epoca non si conoscevano coaching online eccetera, e veramente raga vi fanno solo danni. Quindi non è detto, però raga, voi affidatevi sempre a una persona competente. Però raga, è semplice capire quando state ad uno stallo del peso. Ovviamente se volete avere un determinato obiettivo, questo sì, perché altrimenti tipo state facendo la dieta di mantenimento, è normale che vedete che il peso non diminuisce e neanche non aumenta, perché ovviamente voi state facendo una dieta di mantenimento e quindi il vostro peso è sempre quello, può oscillare sì di un chilo, mezzo chilo, però alla fine state sempre là. Tipo io nel periodo della quarantena, che ovviamente non mi riuscivo ad allenare perché non avevo ancora i pesetti, non avevo la home gym giù o niente, io fermai fermai il periodo di massa. Ci fu il mese dopo, io dovevo andare in definizione e non sono potuta andare, quindi ho dovuto seguire per svariati mesi, fino a quando poi non ho costruito giù la mia mini palestra. Comunque ho dovuto seguire una dieta di mantenimento, il mio peso era tipo 62 o 63, adesso non ricordo, e per tanti mesi è stato sempre 62, 63, 61, 62, cioè il mio peso era sempre quello. Che ovviamente ragazzi, ci stanno giornate in cui il vostro, perché raga non potete comandare il vostro corpo, perciò io vi dico, non pesatevi tutti i giorni, perché una giornata dovete andare in bagno per esempio, quindi cioè non potete fare affidamento su questa cosa, perciò guardatevi sempre allo specchio. Siete più gonfie rispetto a un altro giorno, e l'altro giorno vi deve venire il ciclo, e l'altro, cioè raga non potete stare appresso al corpo, specialmente al numeretto sulla bilancia.
Cioè, non fate questa cosa. Mangiate e vi pesate, perché so che molte persone fanno anche così. Comunque mi dovevo portare un cucchiaio. Vabbè, tanto mi ha finito. Stessa cosa, Giulia, ti seguo sempre, sei bravissima, grazie. Tu come imposti i tuoi macros? Raga, io imposto i miei macros in base, ovviamente, in base al fabbisogno giornaliero, poi così poi si aumenta in base agli obiettivi, in base comunque ai vari periodi, fase di massa, fase di definizione, fase di mantenimento. Ovviamente va sempre rapportato a comunque anche se vi allenate, se non vi allenate, stile di vita, attivo, sedentario, eccetera. Quindi è tutto basato su questo. Ovviamente poi ci sono le varie formule, i vari calcoli per calcolare i macros. Infatti io per questo spesso vi dico, questo mese starò 1500, 1600, 1700, però non vi dirò mai macros, perché comunque è una cosa molto molto personale, quindi niente. Allora, considerate raga che queste domande tipo ve le ho fatte più di un mese fa, solo che poi non sono riuscita più a fare dei macro, vengo sola. Ti sei mai sentita in colpa dopo un grande cenone, un abbraccio? No raga, non mi sono mai sentita in colpa, anche perché è inutile, una volta fatto c'è il senso a dire oddio no, però perché l'ho fatto, e quindi di stare male, oppure il giorno dopo di sentirci in colpa, cioè raga, il giorno dopo bisogna ripartire e andare avanti, si sensi di colpa non servono a niente, che alla fine è fatto, cioè raga, non potete tornare indietro. Vai a scuola? No, non vado a scuola, raga, lavoro. Salse zero che consiglieresti? Sicuramente Call of Fit, maionese e ketchup. Infatti, chi mi segue lo sa che io, quando arrivano comunque le nuove novità per quanto riguarda S-Food, che oggi non riesco a parlare, cioè salse sia dolce che salate, zero, io non le prendo, perché raga, per me sono inutili, cioè vi faccio il video recensione, poi prendo e le butto, perché raga, non le utilizzo per niente, e quindi le uniche due salse zero preferite sono la maionese e il ketchup di Call of Fit. Come ho iniziato a fare collaborazioni? Allora raga, comunque vi dico già che come ho iniziato a fare collaborazioni? Allora, prima di tutto parte sempre da una base di investimenti a go-go e non si finisce mai di investire nel proprio lavoro, specialmente quando sei un lavoratore autonomo, libero professionista, eccetera. Cioè raga, più quello che investi che quello che guadagni. Quindi, per iniziare le collaborazioni, prima di tutto devi avere comunque un seguito di persone, perché comunque 100, 200 persone, 1000 persone, è raro che un'azienda ti accetta comunque una collaborazione, quindi spesso ci sono proprio alcune aziende che ti chiedono proprio un numero di iscritti, quando poi secondo me l'iscritto non fa la persona, perché sappiamo che i ragazzi di iscritti si possono benissimamente comprare, cioè proprio si sa, si possono comprare like, si possono comprare gli iscritti. Io non l'ho mai fatto e me lo farò, perché per me è la cosa più inutile di questo mondo. Cioè, pensate di comprare, cioè io sto parlando così, però so che tutti i miei follower sono tutti comprati. Cioè, raga, il senso è come se stessi parlando veramente da sola. Quindi è una cosa che io proprio non tollero, non sopporto. E poi si vede quando un account ha i follower comprati. Però chiusa questa parentesi. Volevo dire che per iniziare una collaborazione dipende dall'azienda, ci sono aziende che seguono uno standard e quindi ci deve rientrare, aziende invece no. Io ricordo ancora il 15, aspettate, inizi di agosto,
che inviai la collaborazione, la richiesta di collaborazione a Adult Supplement era il 2018, ancora non avevo cominciato manco YouTube, era tipo 2-3 mesi, comunque iniziai dopo il 2019 e io ricordo che, mamma mia raga, fu un'emozione bellissima, io feci, vabbè sicuramente non mi accetteranno, infatti io veramente li devo solo ringraziare perché loro sono stati la prima azienda a credere comunque in mio e vabbè, con chi mi sento già tutti i giorni, l'ho già ringraziati tantissime volte. E comunque io ricordo ancora quel giorno, cioè non me lo dimenticherò mai, io stavo da sola in casa perché mi erano partiti per il mare, mia sorella anche, l'altra mia sorella stava a lavoro. Comunque raga, era il 14 agosto, mamma mia, io volevo morire in quel momento, infatti mi misi a piangere, mamma mia raga. Fu proprio un'emozione unica e all'epoca non ricordo, forse 3-4 mila iscritti quanti eravamo, non mi ricordo proprio. Quindi io da là dissi, vabbè, figuratevi se mi accettano a me. Poi raga, accettarono e fu una delle prime, secondo me, a sponsorizzare i loro prodotti proprio su YouTube. Perché sapete che io amo parlarne su YouTube, perché Instagram per me è farvi delle storie, 50.000 storie di sponsorizzazioni, e poi girate la storia dopo e trovate la tua storia di sponsorizzazione, cioè la prima è una cosa che io non sopporto, infatti per chi mi segue su Instagram sa che raramente vi pubblico una sponsorizzazione sulle storie, più che scherziamo che parliamo, e quindi voglio incentrare il mondo delle collaborazioni qui su YouTube, perché almeno posso testare insieme a voi il prodotto, chiacchieriamo, ridiamo, posso fare pure mezz'ora di recensione, cioè per dirvi. E quindi, cioè alla fine non ci vuole tanto per collaborare con un'azienda, però devi anche mettere in conto che nel momento in cui la collaborazione con l'azienda va bene, poi ci sono veramente tante cose da mettere in conto, veramente tante cose burocratiche. Ci sono tante cose, veramente non si inizia una collaborazione così. E poi devi anche saperlo, devi anche essere bravo in quello che fai, perché comunque cioè devi essere sempre te stesso in qualsiasi cosa, cioè raga, come tra questo prodotto nel supermercato che non ti paga nessuno e sei sincero nella recensione, lo devi essere anche nel momento in cui collabori, che io sono così, cioè può piacere o non può piacere, ma io sono così, perché io ci metto la faccia quando vi vado a sponsorizzare un prodotto, quindi perciò io scelgo sempre le recensioni, cioè proprio faccio una cernita. Progetti 2021, raga, quelli non mancano mai. Non so però se quest'anno riuscirò a realizzare qualcosina, ma non lo so veramente. Però bisogna avere sempre le idee chiare, ecco. E portare avanti sempre però le proprie idee e i propri progetti. Poi ultimamente mi sta venendo in mente un'idea abbastanza folle, ma però non so raga, però mi piacerebbe realizzare questa idea ed è un'idea che secondo me impazzirete tutte, ma veramente tutte per tutti. Tocca a tua domanda. Se fare le trazioni, se no ti piacerebbe, ci stai provando, se sì, faresti un video per imparare da zero? Un video, ho letto bene? Allora, mi avete dato tanti consigli e io già ci sto provando, ma abbastanza con scarsi risultati, perché raga, sono troppo alto. Cioè, nel senso che io ho provato a posizionare la panca dal lato sinistro del rack, per poi mettere gli elastici, quelli là della collaborazione con Young Duo, sì. E oddio, prima salire sulla panca, per poi mettere uno dei due piedi, mi avete dato voi questo consiglio, nell'elastico, però raga, mi risulta che l'elastico
non è adatto perché è quello lì che è troppo corto e quindi ho paura poi che raga si può rompere l'elastico e che mi uccido letteralmente. Però sì, ci sto provando, però non è semplice, raga, fare comunque le trazioni. Però sì, mi piacerebbe tanto imparare. Ultimo sorso. Ok, raga, allora facciamo ABC. Ok, quindi anche questo video è andato, penso che alla fine sarà venuto tipo 25 minuti. Voi mi dite sempre, Giulia, non fare video corti, falli più lunghi. Ecco, forse no, questo è più lungo. Quindi niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!